rimanendo unanimi e concordi, oggi, 23ª domenica del tempo ordinario, siamo chiamati a partecipare attivamente e responsabilmente alla costruzione della Chiesa di Cristo. Con cuore docile e in tutta umiltà rispondiamo alla chiamata del Signore. Signore, tu sei la via che conduce al Padre. Abbi pietà di noi. Cristo, tu ci accompagni come fratello nel nostro pellegrinaggio terreno. Abbi pietà di noi. Signore, paziente e dolce presenza nel cammino della vita. Abbi pietà di noi. Signore,
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Thank you.
edifica i peccatori la piattaforma, guida i poveri secondo l'istituzione, insegna i poveri la sua vita. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non c'è l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia.
e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma voi non vi siete nemmeno pentiti così da credervi. Parola del Signore. Diciamo come premessa dovrebbe essere inutile, però ti tengo, non è che ho scelto io le letture, sono le letture di oggi, 26esima domenica del tempo ordinario. E quindi, come sempre, io dico la provvidenza, mette la parola giusta al momento giusto. Noi stiamo da diverse domeniche, viene a messa ogni domenica, lo sapete, stiamo ad ascoltare il discorso ecclesiale di Gesù, cioè un lungo discorso dove Gesù ci sta insegnando come vivere nella Chiesa, come essere suo popolo fedele. È cominciato il tutto dalla professione di fede di Pietro, tu sei il Cristo di Dio, e poi quando Gesù ha detto questo Cristo deve andare a Gerusalemme per affrontare la passione, Pietro e Gesù ha detto, ma che dietro è stato zitto e vedi, anzi l'ha chiamato addirittura santo. E poi fatto capire che ci si deve, siccome siamo tutti al suo servizio, ci si deve aiutare gli uni gli altri, ci si deve correggere fraternamente. Poi è capitata la festa della Madonna, abbiamo cambiato le letture, ma se avessimo letto quelle della domenica, il Signore ci parlava del perdono dinanzi a chi fa. Domenica scorsa parlava della chiamata di tutti a tutte le ore, e non è che i primi chiamati devono stare a contrattare, a cercare di calcolare, io devo avere di più di chi è chiamato all'ultima ora, perché diventa davvero una gioia, un onore aver avuto la fortuna di servire il Signore nella prima ora, detto, ma certamente di essere stati battezzati da bambini, non solo di quelli che si convertono all'ultima ora. Comunque sia, è un dono che apprezziamo, quello che abbiamo ricevuto e lo viviamo non come magari avviene nei contratti umani per avere la ricompensa. La ricompensa la siamo già per il fatto che Gesù è morto e risorto. Oggi, quasi in continuità con domenica scorsa, quest'altra parabola dei due figli. Tenete presente che questo è il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo aveva come destinatari la comunità di Gerusalemme, cioè i primi cristiani provenienti dall'ebraismo. E sapete, gli ebrei avevano, forse adesso ma non entro nell'argomento, ma allora avevano la presunzione di essere i primi della classe, quindi guardavano gli altri dall'alto in basso, e nel Vangelo di Matteo c'è sempre la botta dell'evangelista e i suoi connazionali che non è che proprio avevano creduto in Gesù dopo la risurrezione. Ed ecco qui i due figli, capito? Quelli che magari hanno detto da sempre, vado con la vita, sì sì, come no, però poi ci sono andati, non ci sono andati, si sono accontentati di dire sì. E c'è invece chi ha detto no, non ho porto, non voglio farlo, poi lo hanno fatto. O non ci mettiamo a criticare gli ebrei, i primi chiamati, perché noi non è che siamo tanto diversi, dico noi di tradizione cristiana, no? Perché magari nella tradizione abbiamo imparato a dire sì Signore, io sono credente. Se noi chiediamo alla maggior parte dei papatutti, al 99% dei colleghi, sei cristiano? Sì, 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 come non deve, vai alla messa la domenica. Allora è come quel sono, sì, sì, sono credente, però poi per un motivo o per un altro con tanta
predicare, qualcuno che magari ha avuto la sfortuna di nascere in situazioni non proprio belle, per cui si trova a vivere su strade sbagliate, no? E quante volte noi ci facciamo giudici. Guardate che duro Gesù nella sua, dopo che ha detto la parabola, è durissimo quello che ha detto, no? Sta parlando ai capi dei sacerdoti, quindi pure a me, sta parlando ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, sta parlando ai capi, e ha detto: i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Pubblicani, sapete chi erano? Erano quelli che rispondevano le tasse per conto dei romani e di là si facevano lo stipendio anche per loro. Le prostitute, lo sappiamo. Perché Gesù dice di pubblicare le prostitute di passerà a papà. Non perché sono pubblicani e prostitute, si capisce, ma perché loro alla predicazione di Giovanni prima e poi sua si sono messi in discussione. Forse qualcuno si è convertito. E noi invece abbiamo la presunzione di essere bravi cristiani, per cui non ci mettiamo mai in discussione. Voi dite, e come si fa a mettere in discussione? E guardate, la domenica noi ascoltiamo questa benedetta parola, che non è un libro di romanzi, non è un racconto per farci addormentare la sera, è la parola di Dio, è Dio che parla con noi. Ed essere cristiani, essere figli di Dio, significa lasciarsi educare da Dio. Oh, la parabola parla non di due dipendenti, di due figli. E capite, le parole non sono messe a caso. Siamo noi i figli che la domenica ci lasciamo educare dal Padre. Ma dinanzi alla parola del Padre, qual è la nostra reazione? Molte volte diciamo, ah, questa parola la so, come se Dio la sta dicendo non so a chi. Sta dicendo a noi. E di fronte a questa parola noi ci dobbiamo confrontare. Attenti a non sentirci cristiani solo perché abbiamo ricevuto una serie di tradizioni e le dobbiamo portare avanti senza magari viverle in pienezza. E a volte siamo cristiani di facciamo, cioè facciamo tanti riti, tante cose, ma poi di fronte alla parola di Dio, sì, no. A volte siamo noi stessi a dire un giorno sì e un giorno no, o a quarti d'ora. E capite invece che abbiamo bisogno di essere un po' più coerenti. E qui ci aiuta in maniera meravigliosa il brano della lettera ai Filippesi, questa lettera che non è grande di San Paolo, ma quello che abbiamo ascoltato è il brano più importante di tutta la lettera. Si può dire che tutto il valore della lettera dei Filippesi sta in questo brano. La comunità di Filippi vive nella Grecia e quindi è una delle prime comunità europee, diciamo, convertite da San Paolo. Era una comunità che San Paolo male stimava. Infatti dice, se c'è consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, che è come dire, voi tutte queste cose le avete, voi avete la fede, voi avete la carità, però rendete piena la mia gioia. Evidentemente in quella comunità c'era qualcosa che è a San Paolo, e si capisce bene da quello che dice rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Dico, è vero che è stata scelta apposta questa, non l'ho scelta. Non fate nulla per
rivalità e vanagloria. Ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stessi. Ciascuno non cerchi, sto leggendo, non c'è bisogno di commento, non cerchi il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E poi la bomba finale. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che pur essendo Dio, non ha considerato un tesoro geloso la sua divinità, ma si è spogliato della sua onnipotenza, si è fatto uomo, si è fatto obbediente, altro che sì e no, si è fatto, in un altro brano San Paolo dice, Gesù ha detto sempre il suo sì, la vita di Gesù è un sì al progetto di Dio, si è fatto, dice nella lettera ai Filippesi, obbediente fino alla morte di come mentre venivo da casa in chiesa, no, vedevo la bandiera della contrada del Grado sul castello sventolato per vento di sole. Beh, come vorremmo al di là di chi vince il palio, e per carità, e fa parte, ma come vorrei che a sventolare ci fosse la bandiera della unità di tutti, una maniera di dire dobbiamo sforzarci di diventare sempre di più una sola cosa, perché insieme si può cambiare il mondo. Da soli, diceva Madre Teresa di Calcutta, se io voglio cambiare, modificare lo cielo, inutile aspettare, devo cominciare a considerare che io sono una goccia di questo cielo, comincio a cambiare io. Però se ci mettiamo insieme, sono tante gocce, lo cambiamo così. Allora, a cominciare dal nostro paese, a sentirci tutti impegnati a collaborare, non solo per vincere, secondario chi vince uno sull'altro, il gioco deve servire invece a stare insieme, a sentirci di più orgogliosi di questa nostra città, ma anche a curarla, a tenerla bene, ad aiutarci gli uni con gli altri, a superare le limiti, a volere che stiamo bene tutti quanti tra di noi e rendere bello l'ambiente in cui viviamo. Io penso che queste cose interessano relativamente, dico, non ti dispiace, no? Interessano relativamente ai giovani, sì, quanto sono interessati ai bambini, ma a me come sacerdote, come parlo, interessa soprattutto questa collaborazione, questo crescere nella unità, unità. E quindi a togliere tutti gli interessi, a togliere tutte le superbie, a togliere, no, siamo tutti creati in una società migliore, ognuno con le proprie capacità, questa è la cosa più importante. E vedete come gli insegnamenti di Gesù non è che soltanto diversi. Qualcuno pensa che Gesù ci dice solo di dire le preghiere, no, il Signore vuole che siamo felici fino alla felicità massima di quando arriveremo in paradiso. Auguri allora a tutte le contrade oggi che state davvero, sai perché? Diventiamo padroni del nostro territorio, responsabili del nostro territorio, e ci impegniamo a creare sempre una società più bella, così come il Signore manda noi, la vogliamo in fondo in fondo. Credo in un solo Dio, Padre di tutte le cose visibili,
credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei tuoi. Credo la Chiesa, una santa, come dai a solo, professo solo da te, per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con gli stessi sentimenti di Cristo, apriamo i nostri cuori alle giuste attese del popolo di Dio e del mondo intero. Preghiamo con fede dicendo insieme: donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per tutte quelle persone che, nel silenzio e solo per amore, si dedicano per alleviare le tante sofferenze del prossimo, nel corpo e nello spirito, preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per tutti noi che con il battesimo siamo stati chiamati ad essere sale della terra e luce del mondo, per rivelare Dio e la sua salvezza con la nostra testimonianza di vita, preghiamo. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Per tutti coloro che si intendono nelle strade e per il Padre, affinché trattano continua forza dal raggiungimento degli obiettivi comuni per il bene di tutti i molleggi, preghiamo. Signore, fa che il Padre trasmetta alla gente la gioia e la bellezza del vivere insieme, in modo da riscoprire valori sani e importanti, come la solidarietà e l'amore verso il prossimo. Preghiamo. Per le strade, affinché nella gioia e nell'impegno possano prepararsi con costanza, giocare con realtà, vincere con modestia e mantenere la serenità della conoscenza. Preghiamo. Avete voluto fare questa celebrazione in occasione della festa di San Michele, della liturgia celebra domani. In questa chiesa, lo sapete, l'immagine di San Michele è preziosa, perché diceva una quotidiana, sta lì dietro in pietra. San Michele è raffigurato sempre come un soldato, perché ha difeso i diritti divini e tiene sotto i piedi il demonio. Ecco, vorrei che il palio lo vedessimo così, come una lotta a mettere sotto i piedi il male in tutte le sue forme, come potrebbe presentarsi nella nostra vita, nella nostra comunità. Preghiamo. E molti di voi sono venuti prima della messa, ha definito una preghiera per Daniela e ha fatto un incidente gravissimo. E la fidiamo a Dio perché possa tornare in piena salute alla sua famiglia, ai suoi amici. Poi il Signore sa qual è il bene. Noi chiediamo con tutto il cuore che il Signore la restituisca ai suoi familiari e ai suoi amici. Per questo preghiamo. E per i nostri fratelli defunti, Rosa, Giovanni, Antonio e Peppino e gli altri, nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fede, il Signore li accolga in paradiso. Preghiamo. Signore Dio, manda il tuo Santo Spirito perché la tua parola, seminata nei nostri cuori, porta frutti abbondanti di salvezza per la Chiesa e per il mondo, per Cristo nostro. Offriamo al Signore le nostre libertà, i nostri interessi personali, perché, nutriti e fortificati dal pane eucaristico, possiamo essere fedeli dei nostri fratelli, sull'esempio di Cristo Gesù.
questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, Signore Padre buono, l'inno di benedizione e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore di eterna gloria, fatto uomo per noi, hai raccolto tutte le genti nell'unità della Chiesa. Con la forza del tuo Spirito, continui a radunare in una sola famiglia i popoli della terra e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza promessa e attuata in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Per questo mistero di salvezza ti lodano i cieli ed esulta la terra, e la Chiesa unanime canta la tua gloria.
persona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo figlio. Fa che la Chiesa si rinnovi nella luce del Vangelo. Rafforza il vincolo dell'unità tra i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il nostro vescovo Francesco, fra i vescovi e il nostro Papa Francesco. In un mondo lacerato da discordie, la tua Chiesa risplenda, segno profetico di unità e di pace. Ricordati anche dei nostri fratelli Rosa, Giovanni, Antonio e Peppino, che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettiti a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita della risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i martiri, San Venceslao, San Michele Arcangelo e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora proprio riconoscendoci tutti quanti figli dell'unico Padre che è nel cielo, diciamo insieme, Padre
preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio, diventiamo eredi con lui nella gloria. Ed è Cristo nostro Figlio. Siamo sedati. Un abbraccio a tutti i bambini presenti, saluto la sindaca e il presidente della Lega Navale che sono venuti qui questa sera. Carissimi, oggi concomitanza con la festa liturgica del nostro patrono, San Michele Arcangelo, inizia un nuovo appuntamento che ci vedrà uniti nella fede. Da quest'oggi, grazie al prezioso consiglio di Don Mimì e di Don Mario, che ringrazio per la consueta disponibilità, questo momento sarà itinerante. La messa di apertura dell'anno contro la Iolo toccherà tutte le chiese di Mola, sulla base della contrada che vince la Campania. E così ci ritroveremo tutti assieme, in ogni anno del paese, a condividere questo momento speciale, pronti a ripartire per lavorare sul territorio, per il territorio, per coinvolgere sempre più molesi e far capire loro che ognuno di essi è contro la Iolo, ognuno di noi fa parte di una contrada, e che queste sei grandi famiglie, se diventano sempre più numerose, possono davvero cambiare le sorti della nostra realtà. Cambiano se siamo disposti a far crescere più piccoli con questa nuova mentalità, con questo nuovo modo di essere presi. Perché essere contro gli uomini significa vivere il territorio, le chiese, i propri vicini di casa, con maggiore attenzione e desiderare il meglio per ognuno di questi aspetti. Questo senso di appartenenza ci porterà nuovamente a interessarci all'altro, ai suoi bisogni, alle sue necessità, partendo da noi, da una rivoluzione interiore che ci spinga a cambiare a qualsiasi età. Lavoreremo affinché nelle stradine della terra, della stella e del fuoco, le famiglie in evidente difficoltà non siano più invisibili. Opereremo nelle abitazioni del Giglio, del Drago e della Noia, affinché possiamo conoscere meglio i nostri contorni. E ci renderemo conto che non staremo più solo sport, ma anche cultura e solidarietà. Impareremo, io in primis, a stare insieme in una società che invece ci vuole soli contro tutti, soli contro le nostre preoccupazioni, soli in una società di solitudini. Questo palio, queste contrade ci chiamano a reagire. Non siamo soli, non siamo nati soli. E mi piace che questo messaggio venga trasmesso proprio in questa parrocchia, nella chiesa che racconta una bellissima parte della mia infanzia e del mio rapporto con Dio. Con Lui non siamo soli. Lui ci vuole assieme agli altri, a discutere, anche a litigare se necessario, ma ancora di più a riscoprire la bellezza della pace. I colori delle nostre maglie, delle nostre bandiere, non possono, non devono essere messaggeri di positività. La competizione che vi anima sia sempre orientata al miglioramento e mai allo scontro. Guardatevi, ammirate chi fa meglio di voi, correte in soccorso di chi sta peggio, aspirate all'eccellenza. Siate accoglienti, sappiate prendere cura dei vostri luoghi, siate vigili, esplorate i vostri amministratori a intervenire laddove necessario. Siate rappresentanti veri, con il rispetto del mandato ricevuto e lavorate per unità. L'impegno di tutti è necessario ai fini di lottare ogni contrada. È un principio francescano che trovo sacrosanto e che ne spingeci all'impegno non solo per noi stessi, ma per preservare l'armonia e il gruppo di lavoro. Auguri a tutti voi per questo inizio di anno contro la Iolo. Ci aspetteranno le stesse sfide, ma emozioni nuove ed intense, e i nostri bambini cresceranno con il ricordo di esse. State portatori del vero cambiamento molese, nel calore, nel colore. Un abbraccio a tutti. La vita di comunità adesso con gli amici. Sono in corso le istruzioni.
prima giorni dalla seconda elementare alla prima media si affrettino i ritardi statali, che dobbiamo poi formare. Poi sapete che sabato il Papa ha convocato tutti per un momento di preghiera sulla famiglia, perché nel mese di ottobre ci sarà a Roma un sinodo straordinario, molto delicato, proprio sulla famiglia. A tale riguardo so che il Papa è invitato in piazza San Pietro i Romani, ma hanno detto quelli che non possono venire possono unirsi alla preghiera dalle 18, se non sbaglio, alle 19:30, possono unirsi alla preghiera anche accendendo un lume sulla finestra delle case, partecipiamo così idealmente alla preghiera perché il Signore davvero illumini le menti dei nostri pastori, a che la famiglia possa essere salvaguardata per la sua bontà. Intanto domani alle 9:30 qui in parrocchia ci sarà Padre Mario Cascone, professore di teologia, a guidare un incontro di riflessione proprio sulla famiglia. L'invito è esteso a tutte le famiglie che volessero partecipare. Abbiamo parlato di allogamenti, i bambini stanno già a scuola, la cucina è troppo presto, non potete trovare subito. È proprio bello. E poi giovedì 2 convocare il consiglio pastorale per la programmazione dell'anno. Infine sabato, che è la festa di San Francesco di Assisi, nella chiesa di Sant'Antonio e poi la chiesa di San Francesco, perché quella chiesa è dedicata a San Francesco, noi lo chiamiamo Sant'Antonio. Nella chiesa di Sant'Antonio già dal giorno 1 da mercoledì inizierà un trigo di preparazione guidato da un diacono Maurizio Pecorella, un pomeriggio alle 18:30. Ma sabato è il giorno della festa, la messa della sera, la messa solenne, la diremo lì, la messa di San Francesco. Siccome non è che siamo migliaia di preti, siccome non possiamo dire quante messe vogliamo, un giorno per giù saranno più due matrimoni, allora qui sabato non c'è la messa prevestiva della domenica. Chi vuole partecipare perché la domenica non può andare a messa, si ricordi che a San Giovanni alle 18 c'è la messa domenicale. Quindi per chi vuole la messa domenicale come viene il sabato sera, alle 18 a San Giovanni. Invece alle 19 a Sant'Antonio la messa solenne in onore di San Francesco. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Allora io so adesso come sono questi momenti, senza fare confusione, però è chiaro che io